Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Tikvagli Intrecci della Speranza. Il primo servizio di oggi ci parla di una terra fragile quanto amata, la Terra Santa, e lo fa portandoci a Benevento, dove da tanti anni un gruppo di oltre 100 famiglie sostiene economicamente Terra Santa School, un progetto con cui i frati della Custodia portano avanti attività educative a Gerusalemme. Nei giorni scorsi una visita sorpresa a Benevento, quella del direttore Fra Ibrahim Faltas, che ha voluto conoscere e ringraziare personalmente le tante famiglie coinvolte. Nelle 18 scuole di Gerusalemme ci sono studenti sia cristiani che di altre religioni, per costruire quel dialogo dal basso fondamentale per realizzare veri percorsi di pace. Le parole su cui si fonda il progetto Betania sono cinque. Lo avete fatto a me, le parole di Gesù. Ogni volta che avete fatto queste cose ad uno dei più piccoli, avete fatto a me. E noi cerchiamo, non noi, ma invogliare, parlare con le famiglie perché possano aiutare questi ragazzi a distanza, dando un contributo economico. La nostra non è solamente un fatto dal lato economico, ma principalmente tende a formare una grande famiglia. L'aiuto che noi diamo è quell'aiuto che le famiglie così buone, che ne abbiamo oltre 100, che sostengono questi ragazzi. Il nostro aiutare, lo sappiamo, è la scuola francescana tenuta da noi frati francescani lì a Gerusalemme. Ecco. E questa scuola è una caratteristica molto bella, per cui per noi è un vanto, perché questa scuola che è lì a Gerusalemme unisce in sé sia i ragazzi cristiani, sia ebrei, sia musulmani. Questo perché? Perché già da questa tenera età si vuol dare un segnale molto grande. Siamo figli di Dio e deve crescere già da questa tenera età la grande realtà della pace, dell'amore, del rispetto reciproco. 18 scuole, sono 11.000 studenti. 11.000 studenti con anche quasi 1.100 insegnanti. E questa è una cosa buona. I nostri studenti sono cristiani, musulmani. Anche abbiamo una scuola di musica, il Magnificat a Gerusalemme, dove ci sono gli insegnanti, sono cristiani, ebrei, musulmani, anche gli studenti cristiani, musulmani, ebrei. E a Gerusalemme, il cuore del conflitto tra palestinesi e israeliani, abbiamo 5 scuole a Gerusalemme. Un lavoro molto bello della Custodia Terra Santa alla gente di lì, della Terra Santa, perché l'educazione è una cosa molto importante. Garantire l'educazione alla gente lì, cristiani, musulmani, una bella convivenza. E quel musulmano che viene da noi è veramente molto diverso da quello che studia nelle altre scuole. E le nostre scuole sono le più antiche scuole in tutto il Medio Oriente. Abbiamo vissuto sotto tanti imperi, tutti hanno voluto dominare questa terra con le armi, con la violenza. Tutti sono caduti e sono rimasti francescani. 2.000 frati sono stati uccisi per custodire i luoghi santi e la pietra della memoria, ma soprattutto per custodire la pietra viva della gente. Probabilmente avrete già sentito parlare di Hikikomori, che identifica quelle persone, prevalentemente giovani, che ad un certo punto della loro vita decidono di chiudersi in casa, di isolarsi dal mondo e di azzerare completamente le loro relazioni sociali. Il prossimo servizio ci porta nel Bellunese, dove sono stati stimati circa 200 casi. Per sensibilizzare con un linguaggio che tocchi soprattutto i giovani, è stato realizzato un cortometraggio, Soli Insieme, che analizza il fenomeno che anche a causa della tecnologia interessa sempre più adolescenti.
Si chiama Soli Insieme ed è un cortometraggio tutto bellunese che affronta la delicata tematica degli hikikomori, quegli individui per lo più giovani che scelgono di chiudersi in casa per un disagio profondo vissuto nei contatti sociali. Questa storia racconta tante micro storie molto vicine a noi, molto più di quello che si pensi. Ci sono tanti ragazzi, più o meno giovani, soprattutto maschi, anche in provincia di Belluno ne sono stati stimati 200, che per le pressioni sociali, familiari o dei simili, o anche scolastiche, sentono di non poter reggere e decidono piano piano, perché è una cosa che succede di giorno in giorno, di non uscire più dalla propria stanza, da un mondo protetto. Questa cosa mi ha molto colpito perché appunto io credo che i giovani siano sembrino forti ma in realtà sono molto indifesi e quindi sia il nostro ruolo, il nostro compito, quello di adulti, di difenderli, ecco, e dare loro un senso per il loro futuro. Un corto che vede nelle vesti di protagonista Andrea, un giovane studente di 16 anni. È la storia di un ragazzo che un giorno, di punto in bianco, chiude la porta della sua stanza, tornato a casa da scuola e non esce più. La famiglia fuori dalla porta se ne preoccupa, si arrabbia, si infuria anche in certi casi, cerca di farlo uscire, ma lui non sente ragioni, tranne quando a un certo punto accade qualche cosa di brutto sotto i suoi occhi, che però non fa parte della cerchia familiare, e lui decide di intervenire, si sente finalmente importante, sente che il suo aiuto può fare la differenza. Un cortometraggio ambientato in un'unica stanza e realizzato grazie alla partecipazione di un giovane cast che vede fra i personaggi importanti anche un attore bellunese, Alvise Marascalchi, protagonista di Mamma o Papà di Riccardo Milani. Già in una sola location sicuramente è stato difficile. Primo punto per gli spazi, molto ridotti per troupe e anche la poca possibilità di muoversi da parte degli attori. Sicuramente è stata una sfida che abbiamo voluto cogliere proprio per il tema che parla di questo ragazzo che si rinchiude poi all'interno della propria stanza. Dirigere giovani attori è stata anche questa una sfida. Sicuramente per la poca esperienza, anche se entrambi avevano già partecipato a vari set, però c'è stato subito un contatto tra di noi che ci ha portato a stringere un rapporto e a metterci anche molto del mio all'interno delle loro interpretazioni. Un progetto reso possibile grazie ad un impegno collettivo. Abbiamo attivato un crowdfunding, è stato molto partecipato, più di 100 persone ci hanno sostenuto, tante piccole gocce che ci hanno permesso di produrre e distribuire questo cortometraggio. E in più il Comune di Belluno ci ha dato il patrocinio e anche l'Associazione Hikikomori Italia che ha sostenuto la storia e la tenuta narrativa. Ecco. Il nostro auspicio è che questo cortometraggio giri anche nelle scuole, sia fatto vedere ai ragazzi, che serva agli insegnanti per riconoscere qualche segno, magari al primo approcciarsi, al primo manifestarsi da parte di questi ragazzi adolescenti di autoesclusione e da parte dei ragazzi, dei giovani invece, magari riconoscerlo nei propri amici o in se stessi quando accade. Il bello di Soli Insieme è che ha fatto iniziare anche tanti progetti cinematografici per Lorenzo Cassol, che l'ha portato al centro sperimentale e che gli è servito come case histories, come base anche per iniziare i suoi studi a Milano, e per noi perché dopo di questo abbiamo girato L'Aurora, che è un film sulla violenza contro le donne, e poi insomma abbiamo in progetto altri in cantiere altri progetti che verranno presto presentati. Parlare di temi complessi con delicatezza, farlo toccando le corde giuste e usando il linguaggio universale della musica, è quello che fa Lorenzo Baglioni, cantautore molto amato e con una grande passione educativa. In uno dei suoi ultimi brani Lorenzo parla di dislessia e di amore, e questo è stato il tema al centro del confronto con i ragazzi delle scuole superiori che Lorenzo ha tenuto nei giorni scorsi a Riccione. Chiamo Marco, ho 12 anni e mezzo e sono dislessico. Per me leggere un libro è più difficile che andare a nuoto in Messico. Si intitola La Roma è se cos'è e più che una canzone è un messaggio sociale rivolto a tutti, giovani e adulti.
Ho ricevuto un messaggio su Instagram di una ragazza che mi diceva: ciao, sono una ragazza dislessica e uso moltissimo le tue canzoni per studiare. Questa cosa mi fece riflettere, quanto ne so io che sono stato anche insegnante di dislessia. Forse ho detto, forse troppo poco, sarebbe bello provare a raccontare la dislessia in una maniera diversa. E allora è nata questa canzone d'amore, la storia di un ragazzo che si chiama Marco, dislessico, che è innamorato della sua compagna di classe che si chiama Alice. Riceve un biglietto d'amore, lo legge e da lì la Rome se cos'è. La Rome non so se cos'è. Lorenzo Baglioni, cantautore toscano molto apprezzato dai giovani, dal palco dell'Auditorium Rita Levi Montalcini di Riccione ha interagito con gli studenti di prima e seconda superiore, utilizzando un linguaggio universale, quello della musica. Ha spiegato in modo semplice ed efficace cosa sia la dislessia, perché per poter aiutare chi ne soffre, prima si deve capire e comprendere. La giovane platea è stata letteralmente rapita dalla spontaneità del cantautore, bravo a toccare le corde giuste. Ho detto, come Sfere Basta o uno di questi racconterebbe la regola del teorema di Ruffini? Prendi un numero e metto al posto della X, come un quiz, fai le somme, amico, questo non è un quiz, è la vita bella, il numero che cerchi per davvero. 4 ore di musica, risate, domande, confronto, al termine delle quali i ragazzi ne sono usciti arricchiti e più consapevoli. La musica può essere da un certo punto di vista anche terapeutica. Assolutamente, ma soprattutto la musica è un mezzo di comunicazione straordinario, potentissimo, e quindi alle volte veramente riesce a raccontare delle dinamiche e delle cose che altrimenti si raccontano male. Una lezione sui generis voluta fortemente dall'amministrazione comunale riccionese per sensibilizzare opinione pubblica e quanti lavorano con i ragazzi sul tema della dislessia. Col linguaggio della musica è molto più facile arrivare ai giovani, la musica e le immagini. Quindi Lorenzo ha saputo tradurre in musica, parole e immagini tante problematiche che non sono poi solo la dislessia ma diverse problematiche sociali. Per l'approfondimento andiamo a Chiavari per raccontare la storia di una ragazza iraniana che è stata ripudiata dal suo paese natale per aver giocato a calcio insieme ad alcuni amici maschi senza velo. Shiva Amini era una calciatrice della massima serie in Iran. Ora, non potendo più tornare nel suo paese, a Chiavari ha trovato una nuova opportunità grazie alla società calcistica della Virtus Entella, che le ha permesso di tornare a coltivare la sua grande passione. Tutta la mia vita è calcio, mi ha insegnato tantissimo che come si può vivere, come si può affrontare contro i problemi, e veramente ringrazio di questo bel sport. Perdere in poco tempo ciò che si è costruito con passione, trovare la forza di ripartire con determinazione, senza lasciarsi scoraggiare e, anche grazie all'aiuto degli altri, recuperare la speranza e nuovi obiettivi nella vita. Così è caduto a Shiva Amini, ragazza iraniana, calciatrice nella massima serie del suo paese. La sua vita cambia nel marzo 2017, quando si trova in Svizzera. Sono andata in Svizzera, però per una viaggio privata, non con la squadra. E come solito ho giocato calcio con i miei amici, senza velo. E poi ho messo foto, video su Instagram, Facebook. E poi dopo 2 giorni, 3 giorni, ho visto che tutte le mie foto, video hanno girato tutto il mondo, mi hanno chiamato da Iran, federazione, la mia famiglia e poi piano piano il nostro governo, e mi hanno detto perché hai giocato calcio senza velo, perché il velo praticamente in Iran è molto molto importante. E poi mi hanno fatto questi problemi, tanti problemi, che ora non riesco a tornare in Iran. Per la legge iraniana, una donna non può giocare a calcio insieme agli uomini, né tantomeno farlo senza velo, e Shiva rischia il carcere.
Rimane più di un anno in Svizzera e, esauditosi il periodo di asilo politico, si sposta a Genova. Dopo essere stata nel centro migranti nei pressi del San Martino, dove le condizioni di vita non sono semplici, viene accolta dalle sorelle Clarisse di Levi e poi dal villaggio del ragazzo. La federazione iraniana non mi lascia la tessera per giocare, non mi danno permesso. Quindi ora in questo momento ho deciso a fare qualcosa di calcio perché sinceramente non posso vivere senza calcio. Ho passato un corso di arbitrare e poi ho visto che non ce la faccio anche fare come un arbitro e ho deciso di cambiare ruolo. Ora sono allenatrice e alleno i bambini dell'Entella. Oggi Shiva è tornata nel mondo del calcio ed allena i bambini della leva 2015-2016 della Virtus Entella. L'aiuto di persone incontrate nel suo percorso e soprattutto la passione per questo sport l'hanno sostenuta, riuscendo a non perdere la speranza anche nei momenti più duri. Per me è stato molto difficile, molto molto, così che io avevo una strada buia che non potevo pensare, non avevo mai una speranza, però dopo 2 mesi, 3 mesi ho iniziato a correre, a giocare calcio. E questo mi ha dato una forza di nuovo che no, Shiva, devi ricominciare, devi combattere con motivazione, con obiettivo e speranza che mi hanno aiutato queste 3 parole. Adesso quali sono i tuoi obiettivi e speranze per il futuro? Ora questa strada che sto andando io come allenatrice a me piace tantissimo, vorrei passare diciamo step by step tutto e arrivare un miglior allenatrice del mondo. Questo è il mio obiettivo e spero che arrivo. Shiva non può giocare a calcio perché la federazione iraniana non glielo consente. La Virtus Entella, società calcistica di Chiavari che milita in Serie B, le ha permesso di ripartire come allenatrice. Una seconda vita in cui sta trovando molti stimoli e le consente di trasmettere la sua grande passione ai bambini che si avvicinano a questo sport. Sì, io quando vado al campo, quando prima di iniziare con i bambini, ne parliamo 2 minuti e poi io dico un po' le mie esperienze a loro e loro possono imparare quello che ho passato io. Perché perdere una vita che hai costruito e non è facile e ricominciare, rialzare non è facile. Però io diciamo ho mostrato che si può, anche non si deve essere deluso e si può fare quello che vuole di nuovo. Però con motivazione, come sempre che dico io, con speranza e obiettivo. E finisce qui anche questa puntata di TikVa, le nostre storie, i nostri intrecci di speranza vi aspettano la settimana prossima.